Vi preghiamo
Vi preghiamo di restare alle vostre stazioni di lavoro fino al cessato allarme. Benvenuti. Il piatto del giorno consiste in filetto di rivolare accompagnato da granate di uova e... Chissà che male! Niente scudi! Pesante, attenti! Sei finito, sei finito! Devono essere approvati dal supervisore di reparto.
Attenzione a...
qua. Che diavolo sta succedendo qui? L'ambizione umana si è spinta troppo oltre. Venga, le spiegherò. Sono immensamente grato, comandante Shepard. Ha guadagnato un po' di tempo, ma probabilmente non molto. Non è ancora finita. Ci deve una spiegazione. Questo è il progetto Overlord, un tentativo di influenzare i Geth interfacciando una mente umana con un IV. I risultati non sono stati soddisfacenti. Non vorrei mai assistere a ciò che lei definisce disastro. Non può condannare l'intero progetto. Abbiamo avuto successo, almeno in parte. Mio fratello David si era offerto come cavia sperimentale, ma la sua mente non ha retto alla connessione con l'IVI. Ora è come un virus, infetta le nostre reti e prende il controllo di qualsiasi tecnologia incontri. È per questo che doveva distruggere la parabola. Immagini se il programma avesse lasciato il pianeta. Come fa a prendere il controllo dei sistemi elettronici? Si tratta di un'intelligenza ibrida che non si è mai vista prima d'ora. Non so dove termini l'uomo e inizi la macchina. Qual è lo scenario peggiore che possiamo aspettarci? Un'apocalisse tecnologica. Ogni macchina, ogni arma, ogni computer potrebbe ribellarsi contro di noi. Se raggiungesse Extranet, chissà dove potrebbe finire. Avreste dovuto pensarci prima di iniziare la sperimentazione. Non potevamo certo aspettarci ogni imprevisto. Di certo non l'abominio che David è diventato. David, Livy si è barricata nel laboratorio principale, nella stazione Atlas. Al momento è totalmente bloccata. Per entrare dovrà bypassare manualmente la sicurezza dalle nostre strutture sulle stazioni Vulcan e Prometheus. E cosa succede se dovrò uccidere suo fratello? Speriamo solo che non si debba arrivare a tanto. Cos'è andato storto durante l'esperimento? David si era offerto per interfacciarsi con Livy e fornirle una vera coscienza. Teoricamente doveva essere sicuro, ma con le intelligenze artificiali la sicurezza assoluta non esiste. In tal caso non avreste dovuto rischiare. E cosa sarebbe successo se lei non avesse mai provato a cercare i razziatori, comandante Shepard? Che ne sarebbe della galassia? A volte bisogna ignorare i rischi. Mi parli delle stazioni Vulcan e Prometheus. La stazione Vulcan è il nostro impianto geotermico. Genera energia per i 4 avamposti. La stazione Prometheus è una nave Geth precipitata piena di macchine inattive. La usavamo per i nostri esperimenti. Cosa può dirmi della stazione Atlas? La stazione Atlas è il laboratorio principale in cui compivamo tutti gli esperimenti sull'IV. È il suo obiettivo finale, una volta bypassato il blocco. Inoltre, è dove mio fratello è diventato qualcos'altro. Devo andare.
Le altre stazioni sono tutte a distanza di veicolo.